Buongiorno a tutti. Buongiornissimo. Mi sono appena svegliata. Il giorno dopo la semifinale è stata una puntata molto tosta. Settembre è il terzo eliminato di questa sera. No, Mari, ma tanto settembre prossima ci vediamo. Io te l'ho promesso, te l'ho detto, quando sono da qua ci vediamo. Ci vediamo sempre, te l'ho promesso. Però la vera vittoria è stata portare il nostro inedito sul palco di X Factor con Crash. Mamma Maria tomba. È incredibile. Ti amo davvero solo tu. Mamma mia, che cesso che sono stamattina. Io abbiamo festeggiato un po' qua a casa. È così che va il mondo. È così che va il mondo. È così che va il mondo. Non so se è addormentato vestito da farina. Zo, ti devi svegliare. Oh, dai, siamo in finale, Fry. Inizia un'altra settimana, raga, l'ultima. Ci avviamo verso la finale e sapete che vi dico? Sono già vestito, sono già pronto, quindi ci si muove. Tiralo giù. Andiamo, su. Siamo in finale. E andiamo a spaccare. Vabbè, raga, siamo qua tutti interi. Comunque stamattina ci siamo svegliati e eravamo felicissimi. Oggi ci siamo alzati tutti felici e tutti molto grati per questa opportunità e per questa esperienza. Stavo per andarmene, cari ragazzi. Vedere te settembre al ballottaggio mi ha... Anche è stato distruggente. Allora, il ballottaggio con settembre, da una parte ho detto... Cavolo, sono con il mio amichetto, con una persona con cui proprio davvero ci siamo fatti tutto sto percorso assieme. Sì. E dall'altra parte ho detto, in qualsiasi caso abbiamo vinto tutti e due. Ma non il programma, il fatto di... eravamo contenti del fatto che fossero usciti i nostri pezzi, di aver cantato i nostri pezzi lì sopra. Era quella la vittoria. Non potevamo desiderare dei compagni di squadra e di avventure così grandi come lo sono loro. Cioè, siamo vissuti come una squadra sto ballottaggio, non tanto come due singoli individui. È stato proprio... cioè, è continuata questa cosa della squadra d'argento anche lì. Tutti positivi, sì. Tutta gente solare, fantastica. E anche Angelica non mi sono accorto di niente. Cioè, perché sta eliminazione diretta, quindi non abbiamo avuto proprio la possibilità di... Non ci siamo accorti proprio. Noi tutti un po' ci aspettavamo il finale per Angie. Minchia, sì. È incredibile sto plot twist, comunque, incredibile. Ma sì, è cambiato un po' tutto, l'inizio dai. È piena di surprise. Comunque sento già un po' la nostalgia, il fatto che comunque è un percorso all'interno del programma che sta finendo. E io e Maria l'unica cosa che ci siamo ripetute è che siamo arrivate senza farci un ballottaggio, ce la siamo scappottata tutta. Un po' ho temuto di dover fare l'odiatissimo cavallo di battaglia. Almeno un ballottaggio pensavo di farlo. Infatti ieri ho detto, boh, chissà. Comunque è il suo brividino, eh? Capito. Dopo, quando ho detto che andavo in finale, insomma, liscia come l'olio. Beh, ragazzi, ma siete casati per questa finale con Gianni Morandi. Madonna, bellissimo. Io non vedo l'ora, guarda. Poi saremo tutti a cantare, che di figata. Deve essere bellissimo. Sarà contentissimo, ci darà un'energia pazzesca. È come se fosse un parente. Non so perché, lo vedo come una persona che già gli voglio bene. Cioè, come se fosse già parte della mia vita, in qualche maniera. Profondo rosso, American Beauty. American Beauty, che sexy. Avete visto che bello? Madonna, Fedez ha avuto un imprevisto, quindi non è potuto essere qui. È dentro un monitor, sì, in una room, una red room, un po', non lo so, sarà una sala cinema. Che puntata è stata? Cavoli, avete presentato il vostro inedito, quindi sarà stata una cosa importante, immagino. È stata una secondo me è stata una bellissima puntata, cioè è stata proprio anche molto emozionante. Sì, l'inedito pure io sono stata contenta. Anch'io un sacco. Finalmente. Bello. Siete in finale, ragazze, complimenti. Essere arrivati in finale con Sara è bellissimo, perché abbiamo fatto tutto un percorso insieme, siamo cresciute all'interno del programma in maniera diversa. E come facciamo a rivederla la puntata? Ti giriamo la telecamera e tu la guardi alla TV. Aspettate che mi metto comodo, allora. Vabbè, partiamo da Maria. It's nothing but some feelings, it's all
si vede che ero emozionata, quindi. Ma mentre cantavo sentivo proprio tutte le vibrazioni della canzone, ero estremamente emozionata e l'ho rivisto anche nei miei occhi, ero veramente in trance e è come se avessi sentito gli angeli che cantavano insieme a me. Fare vedere questo lato attraverso comunque un altro tipo di canzone è stato molto importante per me, perché fa vedere comunque anche un lato che ho sempre cercato di proteggere. Aspetta l'applauso. Sentire comunque il pubblico molto entusiasta mi ha fatto, cioè mi ha riempito tanto il cuore, è stato bellissimo. Sei stata veramente brava, secondo me. Abbiamo fatto crescere l'attesa e sbam, siamo arrivati nel momento giusto con l'orchestra. Sono stata contentissima e mi sono sentita nuda e mi sono sentita a mio agio lo stesso, cioè nel senso è un'altra sfaccettatura del mio carattere, quindi mi sono sempre sentita me stessa. E questo anche comunque grazie a te per questo percorso. Ho voluto ringraziare perché comunque ci ha sempre ascoltato, ha sempre cercato di darci delle sfide, però ci ha sempre aiutato comunque a portarla a casa bene. Si vedeva che eri molto... che eri emotivamente presa. Io ho trovato anche la tua esibizione impeccabile. Sicuramente il tuo papà è molto orgoglioso di te, sicuramente. Vedere Emma al tavolo è stato sicuramente un onore. Poi mi ha fatto anche un bellissimo commento. Vediamo solo l'orchestra, ok? L'esibizione con l'orchestra per me è stata divertente. Devo dire che io ero sicuramente un po' fuori dalla mia comfort zone a livello proprio di sonorità. Mi sono proprio divertita a fare una produzione più organica e non elettronica. Era la mia prima volta con un'orchestra, è stato molto bello, cioè avere comunque dei musicisti che ti accompagnano è pazzesco. Che carino! Avrei scelto un brano forse italiano, non so, cioè qualcosa che ti svelasse un po' di più a livello emotivo. Però tu sei veramente una certezza, che non so se è una cosa positiva a questo punto. Commenti dei giudici un po' insinuosi. No, ma effettivamente comunque questo non era un brano dove io potevo portare chissà che parte intima di me. Però era la loro aspettativa, cioè non è sì. Che noi ci hanno detto portate l'anima, se no. Era il tema anima, portavamo l'anima. Io pensavo che fosse comunque un brano giusto in questo contesto, sarà piaciuto ad alcuni, ad altri no. Seconda manche, Maria, inedito, vai. Rincorre la metro, l'aperto, peccato, era l'ultima sera. Mi ha detto le porte al convento si chiudono le 11. Con Crash penso di aver crashato, nel senso che mi sono divertita tantissimo. Ed è subito Crash per lui che si veste Louis Vuitton. Ed è subito Crash per lui. Ero proprio piena di energia, quindi carica, ma allo stesso tempo ero anche tranquilla, perché ho detto quello che fin dove volevo arrivare ci sono arrivato. Pensavo che molto bello. Anche secondo me un sacco bello, mi sono divertita tantissimo. La signora a cui ho dato il bigliettino manco l'ha aperto. Non c'era scritto. C'era scritto tipo, era un cuoricino con gli occhi chiusi e il rossetto, con scritto Crash. È stato tu? Tutto fatto a mano, sì, disegnato, sì, tutto tantissimo. Ma poi, tutti positivi. Allora, secondo me non ha neanche senso commentare i commenti degli inediti, perché... tra i giudici ci siamo proprio detti di lasciarvi vivere il momento degli inediti, infatti non c'è stato nessun commento negativo per nessuno. Molto vabbè, bene. Mo andiamo con sta la fine. Keeps the doctor away.
La Mancina Edito, rivedermi è stato commovente. Ho proprio rivisto la rassegnazione alla quale mi sono sempre abbandonata, no? In tutti gli anni della mia vita. E poi anche questa piccola rivincita, no? Verso me stessa dell'aver svoltato. Ho completato gli studi, no? Brillantemente, in economia aziendale. Ho accumulato una carriera di 7 anni in fiscalità internazionale. Sull'interpretazione del brano sono andata dritta su come sono io in questo momento. E chi sei tu? Cosa vuoi? È superfluo, perché è così che va il mondo. Lo cantavo in maniera diversa rispetto a come l'ho cantato oggi. Prima ero molto più rigida, stavo ferma. Adesso mi sono pure lasciata un po' più prendere dall'emozione e questo è anche quello che ho imparato in tutti questi live. Resto. Io sono proprio immedesimata nella rassegnazione che ho avuto per tutta la vita, quindi poi adesso rivedendomi mi ha proprio toccata, cioè sono proprio contenta di essere arrivata qua, di aver fatto tutto questo percorso, di aver proprio detto basta sta rassegnazione, mettiti in gioco, vedi quello che succede, provaci, quindi proprio una grande soddisfazione. Poi quando ci hai provato sei arrivata in finale X Factor. Ma pensate che cacchio di storia, pazzesco, bello. E mo leggiamo i commenti. La migliore esibizione di stasera. Maria, se settembre non ti salta addosso stasera non lo farà più. Non proprio addosso, però ci siamo tanto siamo molto vicini. Chi lo sa, magari anche fuori di qua vedremo un po', ce lo siamo detti io e Andrea. I giudici hanno giocato a troviamo assolutamente qualcosa da dire su Serafine, se no vale in finale, però hanno perso. E i commenti fanno sicuramente piacere e sono sicuramente un motore per fare altro e per migliorare. Portiamoci in finale, dai raga, e sarà una grande festa, perché sapete chi vincerà davvero? La musica. La musica. Ecco, a me piacciono molto le mosse di Anka, tipo fammi sognare. Con Maria devo dire è stato molto bello. Ciao a tutti! Ciao! Salve! Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Maria Tomba. Che sogno hai? Un tour mondiale che si chiamerà Maria Tomba è morta. La prima volta che ho sentito cantare Maria ho capito quanto ci fosse del potenziale sia vocalmente ma soprattutto in termini di presenza scenica. Bravo, bravo. È irresistibile, raga. È irresistibile. Ha una personalità formidabile. Come sa tenere il palco Maria, nessun altro. Lei è brava, è spigliata, può fare canzoni lente, canzoni più leggere, veloci come queste. Che valore ha il mio pensiero? Credo che mi abbia capito. Il mio momento preferito di Maria Tomba è Always di Bon Jovi. Credo che sia stato importante sia per il pubblico che ha visto una parte di Maria nuova, ma soprattutto per Maria stessa. Credo che nasconda molto sotto questa patina di autoironia, però secondo me c'ha tante cose da tirare fuori. Grazie per esserti svelata così tanto e per averci fatto capire un po' di più chi sei e cosa senti. Grazie a voi. Ciao, io sono Sara, in arte Serafine. Cosa ci porti oggi? Il brano che porto si chiama Malati di Gioia e parla di me. La prima volta che ho sentito cantare Sara ho pensato che fosse veramente una ventata di freschezza per il panorama musicale italiano. Malati di Gioia, benvenuti. Questo è il vostro... Finalmente qualcosa di nuovo. Sto citando il poeta Franchino. Voglio vedere... La magia!
E chi è il poeta Franchino? Più grande vocalist italiano. Pensa, Morgan esce da questo tavolo arricchito perché ha conosciuto Franchino grazie a te. Rispetto per dove va il mondo. Io oggi resto. 4 sì! Del percorso live di Sara, i momenti più belli sono sicuramente Bizet. Diciamo che le producer donne in Italia ci sono molto talentuose, ma sono sempre troppo nascoste. Che lei sia davvero la prevista, brava. Credo che sia stato un bel esperimento riuscito. Trovo stimolante, diciamo, fare questo percorso con te, quindi molto molto bene. Grazie. Credo che Sara sia molto matura, che sia veramente una grande professionista e credo che molto spesso sia stato giusto dare le redini in mano a lei. Questa ragazza è un limpido esempio di come potrebbe essere la musica italiana, se solo ci credessimo un po' di più. Ha già la maturità tale per poter gestire le cose da sola. Ho pensato che Sara potesse vincere X Factor semplicemente ascoltando le sue produzioni. Tutto il resto è noia. Ha quel gusto, quella profondità, ma anche l'attualizzazione di brani più impolverati. Con Ritornella e un omaggio al draghetto Fausto, Sara Fine! C'è tutta uno spessore musicale che si percepisce immediatamente. Che dire, per me Sara è una moltitudine, unisce sacro, profano, è un piacere per gli occhi e per le orecchie, davvero. Grazie. Sono veramente orgoglioso di te. Oh, grazie. Allora ragazze, vi spiego come funziona la finale di X Factor. Saranno tre manche. Canterete tutti e quattro in tutte e tre le manche. Oh, è un regalo immenso darci la possibilità di performare. Alla fine, dai, siamo alla finale, non ha veramente senso eliminare meno votato, non più votato. Prima manche sarà il best of, con il vostro meglio del vostro repertorio. Seconda manche ci saranno dei duetti, però non posso fare spoiler. Terza manche, inedito. Il cumulo di tutte e tre le manche decreterà il vincitore. A prescindere da come andrà a finire, comunque tutti e quattro faremo tutte e tre le manche e ci divertiremo un mondo. I brani del best of, ragazze. Allora, Maria Tomba, tu canterai Sono ribelle mamma. Allora, Sono ribelle mamma rappresenta sicuramente il lato un po' più capriccioso, scherzoso e anche quello un po' più forse innocente, bambinesco da un lato, lo vedo un po' così. Shook me all night long. You shook me all night long rappresenta il lato un po' più magari sensuale. E Always di Bon Jovi. Sono molto contenta che Fedez comunque abbia deciso di farmi fare Always. Penso sia un medley completo. Sei contenta? Tantissimo. Sono canzoni che mi rappresentano appieno e rappresentano un po' tutto quello che posso fare. Invece sarà fine, facciamo Tutto il resto è noia. Tutto il resto è... Franco Califano è giusto perché comunque è stato un brano nel quale io ho avuto molta difficoltà, perché è stato un brano molto intimo e ha mostrato sicuramente una parte di me un po' più fragile. Ed è un brano dove mi sono esposta e comunque mi va di rifarlo, perché quell'esibizione l'ho vissuta con troppa preoccupazione, quindi vorrei proprio farlo in maniera leggera. Get Up Stand Up. Get Up Stand Up è stata proprio secondo me il pezzo più potente che sono stata in grado di partorire qui in questo programma, in questo percorso. E Ritornella. Ok. Perché sai che non sono sicuro di Ritornella. Ritornella se la mettiamo al centro. Che vuoi mettere? Bizet. Ok. Carmen Abanera, Bizet, un brano al quale tengo tantissimo. È stata una delle idee che ho avuto al primo live, mi ha entusiasmato tantissimo e quindi mi fa proprio piacere riportarla perché ha avuto un bel riscontro. Fare un inedito in finale sarà anche, cioè, diverso rispetto alla semifinale. Presentarlo, cioè. Sì, ma perché magari anche magari nel mio caso è che non l'avevano mai sentito. Si abituano di più all'ascolto, sì. Quindi la ricanteranno insieme. Sì.
Ricantare l'inedito sul palcoscenico sicuramente sarà innanzitutto un divertimento e una gioia, perché comunque è il brano che sicuramente mi rappresenta al 100%. E cantarlo in finale è la chiusa di questo percorso, l'inizio di un percorso al di fuori. La magia, la cantante. Three is the magic number, quindi lo canto per la terza volta, porterà bene. Ci vediamo alle prove, Fede. Alle prove, raga. Ciao, buona serata. Ciao, raga. Sto andando a fare l'ultimo fitting, le stylist sono sopravvissute alle mie richieste e finalmente porrò fine al loro incubo di incontrarmi ogni settimana. Buonasera! Buonasera! Final destination, arrivate! Come va? Sono bene. T'ha posto? E dai! Oh. Last shot! Dai! È finito l'incubo! Che dobbiamo fare tre look, eh? Madonna, che febbre non ci viene, vabbè. Perché bene. Abbiamo best of, sì, duetti e inedito. Okay. Ciao, allora questo è l'ultimo fitting per finire col botto vecchi. Siamo pronti a spaccare in questa finale. Ecco. Siamo già nel mood. Ciao cuore, come va? Tutto bene. Senti tesoro, allora, per questa finale abbiamo tre looks. Allora, l'idea era che avrai questo pigiamino. Ok. Solo che su tutto questo pigiamino sarà completamente pieno di piume. Figo. A degradé. Dal rosa all'arancione al rosso. Sarà tutto coloratoso. Accademia della Crusca, considerami. Ti faccio vedere un po' di cosine che ci sono. Allora, secondo me per finale questo era bello, però non lo so, non ricordo se ti piaceva o meno. Sì. Poi abbiamo bello anche, secondo me, questo pantalone con questa giacca. Bello, molto elegante. Bello. Se no c'è un muccato. Bello il muccato. Però è carino. Ah, è tutto, è molto carino, sì. Potrebbe essere. Ho molto di cose, visto? Guarda quanta roba, meno male. Scelta, che bello. Poi questo è stupendo. Bellissimo. Camicia con il gilet sopra. Madonna, che figata questa. Proprio yeah. Yeah. Madonna, che figata questo. Mi fa volare questo, raga. Proprio bello. Rischiamo un tacco. Questo outfit mi piace, è molto carino. Vai, faccio una foto. Sì, facciamo foto. E questo qua... Questo è un bel colore, un molto variatomba, vero? Proviamolo. La più bella pollastra del pollaio. Giusto. L'outfit da pollastrella con le piume, tutto un upgrade del pigiama. Quello nero, completo nero, mi piace molto. Questo? Sì. Va bene, proviamo questo allora, vai. Figata, che bello. Dovevamo arrivare in finale e ci siamo capite. Bello tutto. Questo pazzo, abbiamo sempre questi gioiellini rosa, ora da capire magari. Magari alterniamo argento e. Sì, argento e rosa. Sono felice. Anch'io. Anch'io. Bene, andiamo verso questa finale. Andiamo. Sì. Mi mancherà sia la stanza fitting, ma soprattutto le stylist. Quante soddisfazioni vi sto dando oggi. È andata felice, sei stata brava. Grazie. Siete state brave voi. Amore. Abbiamo proprio festeggiato, ogni outfit che usciva era un divertimento, quindi sono proprio proprio felice. Tre look da Sara finale. Per una volta entusiasmo, ma per davvero. Sento giapponese così. Sono molto, molto gasatissima. E poi questa bella veste tutta rosa satinata. Cioè, ragazzi, è molto Maria Tombesco pure. In finale per spaccare. Ma, wow! Raga! Che? Ehi!
Oh, ci sono i regali. Guarda che roba, Maria Tomba. Dandy. Ma la maggior parte è per Maria Tomba. Vedi? Maria Tomba per il Dandy, ah. Per Sara. Sono regalini? Apriamo. Quello. Ma è Natale? Sara è arrivata. Poi guarda, abbiamo fatto i vendicativi e non c'è nulla per noi. Come non c'è niente? No. Ho visto lo carbone. Diciamo che la cosa bella è che i regali sono sempre condivisi con tutti. Mm-hmm. Quindi alla fine è come se fossimo una grande famiglia e condividiamo tutto. Sì. It's ok. Il regalo più grande è questo, dai. Bello. Per Sara, dai tuoi cuginazzi Giancarlo e Marco. Ah, il cornetto. E... grazie ragazzi, alla fine ha portato fortuna anche solo il pensiero. Ma cos'è, Dandy? Pandoro! Wow. Ma che Pandoro, ragazzi, senti magico. Che morbido! Ma è magico! C'è neanche un altro se vuoi palpeggiarlo. Guardate che personalità hanno. Cioè, parlassero, sarebbero gli esseri perfetti, vi rendete conto? È un Pandoro antistress. Lui è un po' più discreto, un po' più spiaccicato, e quest'altro che se la tira col suo fiocchetto. Posso sentirlo? Sì. Lo credo che non li mangerò, talmente mi sto affezionando. Sono tutte foto! Queste quando avevo tipo 3 anni. Con la mia famiglia in vacanza. Questa piccola che è la piccola Maria, da parte vedere? Che è troppo bellina. Mamma, comunque è la stessa faccia. No, mamma, Maria Biancaneve. Ah. Al liceo mi chiamavano Biancaneve Chili Peppers. Non so, penso che sia stato il personaggio a cui sono stata abbinata di più oltre al Dita Von Teese. Sei la mia gioia, non vedo l'ora di abbracciarti, festeggiare i miei 84 anni. Ma perché, dai. Perché il 27 è stato il suo compleanno. Auguri, allora. Auguri, nonna Maria, che adesso ci apriamo le cose che ci hai mandato. Non so cosa si sia inventata questa volta. Guardala la nonna come ci vizia. Cosa c'è? E uno. Dolce o salato? Non lo so, non la più pallida idea. Davvero. Sorpresa a tema natalizio. Ah, ragazzi, un panettone! Ci hanno imbottito di panettoni, pandori e i cannoli della nonna di Maria. Questa cosa ci fa pensare tantissimo che ci stiamo avvicinando al Natale, no? Filu, ci canteresti una canzone di Natale? Allora, sì. Ciao, vado a prendere la chitarra, che dite? 1, 2, 3, 4. E per me il Natale quest'anno sarà significativo. Per la prima volta comunque torno a casa e farò questa festa in famiglia, un po' più me stessa, un po' più coerente con chi sono. Se dovessi scrivere una lettera a Babbo Natale, chiederei, per quanto mi riguarda, continuare per questa strada, non perdere mai l'animo e non smettere mai di meravigliarsi. Io non voglio più vedervi per almeno 3 settimane. No, questa cosa non è possibile. No, un mese no, no, appunto nelle vacanze, almeno le vacanze voglio Le vacanze di Natale, sì. Sarà Natale che si porta dietro il bagaglio di questa avventura incredibile che è stato X Factor, quindi è Natale forse con delle consapevolezze differenti. Il mio augurio è l'augurio che mi faccio un po' tutti i giorni, di vivere questa vita al massimo. Un messaggio per Suor Concetta, Suor Agata e Suor Elena. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto del mondo per questa, per far sì che questa finale sia un grandissimo show. E quindi pregate per noi, supportateci perché ne abbiamo bisogno. E, anche per noi. Per noi. Sì. Noi tutti insieme. E noi perché le a volte le parla in testa persona. E vi aspetto in puntata. Vi aspettiamo. Ciao. Io vorrei capire se il notaio vede anche le preghiere.